Cumulo, ricongiunzione e totalizzazione, cosa sono e quali differenze ci sono tra questi tre termini? Ciao, sono Francesca, consulente previdenziale di Iinvesto e in questo video parlo del cumulo contributivo, della ricongiunzione e della totalizzazione, rispondendo a una domanda che ci è arrivata da voi, nello specifico da Antonio, vedete qui il suo messaggio, che ci ha lasciato questa domanda nei commenti. Ti invito a lasciare sempre un commento qui sotto con altre domande o altre proposte per i prossimi video, a iscriverti come sempre al nostro canale e a cliccare sulla campanellina qui, così ti arrivano anche le notifiche quando pubblichiamo dei nuovi contenuti. Pubblichiamo dei contenuti nuovi, sempre in tema previdenziale, tutti i giorni praticamente, quindi iscriverti al canale. Ora dicevamo, Antonio ci chiede le differenze tra il cumulo contributivo, il ricongiungimento, che in realtà tecnicamente si chiama ricongiunzione, e la totalizzazione. Allora, l'argomento è un po' complesso, come sempre, lo dico sempre, lo ridico, è complesso. Interessa soprattutto quelle persone che hanno avuto una carriera discontinua, nel senso quelle persone che hanno spezzoni contributivi versati in più gestioni. Vi faccio due esempi per capirci. Ecco, allora, potremmo avere per esempio un dipendente privato che poi a un certo punto della sua vita ha vinto un concorso pubblico e è diventato un dipendente pubblico. Questa persona avrà per esempio dei contributi versati come lavoratore dipendente nella gestione INPS, che si chiama con una parolaccia FPLD, quindi Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, insomma come dipendente privato. E poi avrà un'altra gestione aperta che è quella pubblica. Se è un dipendente comunale avrà una gestione che si chiama Cassa Pensioni Enti Locali, se è un dipendente statale, per esempio del comparto scuola, avrà la Cassa Stato. Quindi ha due gestioni contributive che deve in qualche modo sommare, mettere insieme. Come si mettono insieme? Si usano degli strumenti di cui ti parlo nella seconda parte di questo video. Ti faccio però un altro esempio per trattare a tutto tondo l'argomento. Ci può essere anche un lavoratore che ha avuto più lavori, ma anche versando in casse, proprio in gestioni previdenziali totalmente diverse. Cosa intendo? Intendo i liberi professionisti. Cioè il libero professionista che ha un'iscrizione all'albo versa i contributi alla sua cassa. Per esempio, se tu sei un architetto e fai la libera professione come architetto, sei iscritto all'albo e versi nella tua cassa da cassa previdenziale dei liberi professionisti che si chiama Inarcassa. Se tu in precedenza però eri un lavoratore dipendente, avrai anche in questa situazione due casse, ma a differenza dell'esempio che ti ho fatto prima, sono proprio due enti diversi, no? C'è l'INPS da una parte, dall'altra parte c'è l'Inarcassa, che è una cassa previdenziale, quindi un ente privato a contribuzione obbligatoria, ma è un'altra roba rispetto all'INPS. In entrambe le situazioni, comunque, il problema che si pone è lo stesso: come metto insieme gli spezzoni contributivi? Allora, come suggerisce Antonio, che probabilmente conosce già un po' l'argomento, ho diversi strumenti. Ora, il ricongiungimento, o meglio, la ricongiunzione è uno strumento oneroso, questa è la prima differenza. Ricongiunzione, strumento oneroso, totalizzazione e cumulo, strumenti gratuiti. Quindi, ricongiunzione, strumento oneroso, con la ricongiunzione si sposta il versato da una gestione all'altra, tendenzialmente pagando un onere, poi è sempre da verificare, Antonio, cioè, sto generalizzando, e quei contributi che ho spostato diventano in tutto e per tutto versati in quella gestione in cui li sposto. Quindi, tornando al nostro esempio, il dipendente pubblico, che prima era dipendente privato, può chiedere una ricongiunzione. Sposta i contributi versati come dipendente privato nella gestione pubblica. Quei contributi di dipendente privato ricongiunti diventano in tutto e per tutto contributi della gestione pubblica, quindi ci sarà comunque un'ipotesi più favorevole di calcolo pensione, ti faccio un esempio e via dicendo.
come ti dicevo prima, è un'operazione che cioè per definizione è onerosa, è a pagamento. Quanto costa? Dipende dalle singole situazioni. Invece, l'altra ricongiunzione dell'esempio che ti ho fatto prima con la cassa dei liberi professionisti, il ragionamento è lo stesso, nel senso che si può ricongiungere sia in entrata che in uscita. Si applica una legge diversa, che è la legge 45 del 1990, invece per la ricongiunzione la legge 29 del 79, articolo 1, articolo 2, se vuoi andartelo a guardare in giro, ti ho dato anche i riferimenti della legge. E, la legge 45 fa concettualmente è la stessa cosa della legge 29, ma è utile per spostare i contributi dalle casse dei liberi professionisti all'INPS e viceversa. C'è qualche differenza sul calcolo dell'onere, comunque questo non è argomento di questo video. Abbiamo parlato della ricongiunzione, passo col parlare della totalizzazione. Allora, la totalizzazione è uno strumento di unificazione delle ispezioni contributivi come gli altri, ma la prima differenza è che è gratuita e non è un'operazione che si fa prima del pensionamento, cioè è il modo in cui tu chiedi la tua pensione, la puoi chiedere in regime di totalizzazione. La totalizzazione era molto interessante fino a un po' di anni fa perché effettivamente era l'unico strumento che si aveva a disposizione gratuito per unire le ispezioni contributivi. Ha perso un po' di valore negli ultimi anni e poi ti dico il perché. Ma è ancora uno strumento a nostra disposizione. Diventa molto interessante quando sono coinvolte le casse dei liberi professionisti. Ad ogni modo, qual è la grossa differenza? Che chiedendo un pensionamento in regime di totalizzazione si può andare in pensione con delle regole un po' diverse rispetto ai canali di pensionamento della legge Fornero. Dei pensionamenti con la legge Fornero ti ho già parlato in altri video di questo canale, per la precisione sulla pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Probabilmente andrò avanti a parlare anche in futuro, quindi ti invito a iscriverti al nostro canale e cliccare sulla campanellina così ti arrivano le notifiche e rimani sempre aggiornato sulle tematiche in tema previdenziale. Allora, la totalizzazione presuppone il fatto di poter andare in pensione con solo due canali che sono un po' diversi e sono la pensione di vecchiaia a 66 anni di età più aspettative di vita più finestra di 18 mesi, no? Quindi da quando compi l'età pensionabile è una finestra di 18 mesi. La pensione di anzianità in totalizzazione invece prevede 41 anni di contributi e una finestra di 21 mesi, quindi le finestre sono più ampie, tendenzialmente effettivamente un pensionamento in regime di totalizzazione è un po' posticipato rispetto alla pensione anticipata o di vecchiaia normale, quindi quella con 42 anni, 10 mesi di contributi se sei un uomo, 41 anni, 10 mesi se sei una donna o 77 anni di età, per capirci. Però è molto interessante, e altra grossa differenza, non volevo dimenticarmelo, è che facendo un pensionamento in regime di totalizzazione si va a fare anche un'opzione al calcolo interamente contributivo, quindi se la tua pensione è calcolata col misto passi al contributivo. A meno che nella gestione coinvolta, questa è una cosa un po' tecnica, come nella gestione coinvolta tu abbia già il requisito minimo per andare in pensione, allora lì conservi il sistema di calcolo originario, chiusa parentesi, è una cosa un po' complicata. Come sempre vi invito, se l'argomento vi interessa nel particolare, posso farci un video a parte e quindi lasciami un commento se questo argomento è di tuo interesse. Quindi ho trattato la totalizzazione e ti dico, è interessante quando sono coinvolte le casse dei liberi professionisti, quello sicuramente. È interessante anche se la persona è già nel contributivo, cioè se ha iniziato a versare dopo il 96 ha già un calcolo contributivo, quindi la totalizzazione non comporta delle perdite. Arriviamo quindi dunque per chiudere all'ultimo strumento che è quello più potente, se più potente è un termine che si può utilizzare in ambito previdenziale. Perché l'ho lasciato per ultimo? Perché ha due grosse differenze, perché va a
mettere insieme il fatto di non essere oneroso, come la totalizzazione, quindi è il modo in cui chiedi la pensione e non comporta costi a tuo carico, e il fatto che però non comporta di per sé alcuna penalizzazione sul sistema di calcolo, perché non comporta un'opzione al calcolo contributivo. Cosa che invece fa la totalizzazione. Il cumulo è stato l'ultimo strumento che il legislatore ha dato a disposizione e ha risolto un po' i problemi di tantissime persone, soprattutto da quando anche il cumulo è ammesso per le casse dei liberi professionisti. Questo non è successo tanti anni fa, quindi è uno strumento che è piuttosto nuovo. Però dai, è già abbastanza conosciuto. Allora, con il cumulo, te l'ho detto già prima, quali sono le differenze del cumulo contributivo? Allora, il cumulo si chiama per definizione cumulo gratuito, si sommano gli spezzoni contributivi di tutte le gestioni coinvolte, si fa lato del pensionamento ed è gratuito, e qui, attenzione, ogni singola gestione liquiderà il suo cosiddetto pro quota con le sue regole di calcolo, quindi non c'è alcuna opzione al contributivo. Quindi se tu, anzi, ci sono delle cose più, addirittura più favorevoli col cumulo. A ogni modo ti chiedi, ok, ma com'è che ci vado in pensione col cumulo? Sono uguali, è la legge Fornero, sono i canali della legge Fornero, quindi si va in pensione in cumulo con la pensione anticipata con 42, 41 anni 10 mesi se sei una donna, 42 anni 10 mesi se sei un uomo. E poi con la pensione, insomma, per età, la pensione ve di vecchiaia, con 67 anni di età, a oggi, in base, più aspettative di vita future. Basta, allora, sul cumulo, questo è quanto c'è da dire. C'è qualche piccola differenza per le pensioni di vecchiaia in cumulo quando sono coinvolte le casse dei liberi professionisti. Allora lì il discorso si fa particolarmente complesso perché cosa succede? Che magari l'INPS ha un'età pensionabile a 67 anni. La cassa del libero professionista, tendenzialmente, se è una cassa di vecchia generazione, ha un requisito di età pensionabile più alto, e quindi come si coordinano le due cose? Si coordinano con le co cosiddette pensioni di vecchiaia in formazione progressiva. Quindi cosa succede? Ti faccio un esempio con un medico. Il medico che è stato negli ultimi tempi un libero professionista, ma prima aveva iniziato come dipendente dell'ospedale. Cosa fa? Va in pensione per età, a 67 anni chiederà una pensione di vecchiaia in regime di cumulo, percepisce quanto versato in INPS, l'anno dopo, a 68 anni, subentra anche l'ENPAM che gli liquida il suo pro quota, perché l'ENPAM ha come età pensionabile 68 anni, non 67. Questo era un esempio molto semplice, banale, e ovviamente la situazione dei medici è molto complessa, è solo una generalizzazione di come funziona una pensione in regime di cumulo. Quindi spero di averti spiegato a grandi linee quali sono le differenze tra cumulo, ricongiunzione e totalizzazione. Come sempre vi invito ad iscrivervi al nostro canale. Noi pubblichiamo contenuti in ambito previdenziale di alto livello, perché questa era una domanda comunque complessa. Anzi, vi dico, questa parte della normativa previdenziale si chiama posizioni complesse, quindi insomma, dei contenuti di alto valore, e quindi iscriviti al canale, cos'altro puoi fare? È tutto gratuito, te lo guardi, impari delle cose che ti servono, e lasciami un commento così posso trarre ispirazione per dei prossimi video. E per oggi è tutto, ti ringrazio, ciao!